Mister Garavaglia, allora è arrivata una sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina in questa seconda giornata della Coppa Italia. Come valutiamo questa partita contro una squadra che ha fatto vedere qual è la differenza in campo tra una società di Serie A e una di Serie B? Sì, ma ce l'aspettavamo, io alle ragazze avevo appunto detto questo, che c'era una categoria di differenza, di fare la nostra prestazione e di dare il massimo senza condizionamenti, senza sudditanza psicologica. Devo dire che dal mio punto di vista sono rimasto contento, ho detto che sono orgoglioso di loro perché hanno fatto una partita di sofferenza perché quella doveva essere la nostra partita. E hanno tenuto bene fino quasi alla fine della partita, per cui abbiamo avuto anche onestamente due palle nel primo tempo con Luana che ha fatto molto bene in quell'occasione, e quindi diciamo che abbiamo fatto quello che potevamo e sono molto soddisfatto. Difensivamente un'altra buona prova, un'altra ottima prova, insomma, perché alla fine non abbiamo concesso chissà quante palle gol alla Fiorentina, che comunque nel secondo tempo è partita fortissima, ha preso due pali. Però al di là dei due gol e al di là di un secondo tempo più in sofferenza rispetto al primo, difensivamente la squadra ha tenuto bene. Quindi questo è anche, come dire, un'altra buona prova generale per il campionato, perché poi, insomma, il campionato è l'obiettivo importante. Sì, sono d'accordo anche perché comunque le ragazze cominciano anche a fare loro determinati concetti tattici, tant'è vero che più o meno al 20° minuto ho dovuto cambiare il modulo proprio perché stavamo facendo fatica sulle fasce, non avevamo i tempi di uscita e quindi ho pensato magari di cambiare modulo e lì devo dire che sono state brave perché comunque si sono messe a disposizione fra di loro, si sono organizzate bene e poi in effetti hanno dimostrato una certa serenità nonostante la difficoltà di giocare contro giocatrici con grandi qualità tecniche che da un momento all'altro ti possono saltare, calciare, perché hanno un calcio diciamo pulito. In effetti sì, devo fare i complimenti alla difesa anche perché ha fatto vedere una buona organizzazione in campo. Una settimana che ci porterà ad una partita importante per la nostra posizione attuale di classifica, visto che incontreremo la Pink Bari domenica prossima. Secondo te, dopo questa partita, come ci arriviamo, soprattutto dal punto di vista psicologico, insomma, del morale? Dopo questa partita penso che ci arriviamo bene perché abbiamo fatto un altro passo in avanti nel senso della crescita a livello organizzativo e quindi in campo intendo e quindi andiamo serenamente ad affrontare la prossima partita sapendo che stiamo crescendo per quelle che sono i nostri obiettivi, le nostre qualità.